Alessandro Manzoni nasce essenzialmente come poeta. Poetiche sono le sue prime prove letterarie ed è su questo versante che egli concentra tutta la sua attività compositiva dal 1810 fino al 1822, l'anno in cui sceglie di intraprendere la strada della narrativa, puntando sul genere del romanzo storico. Come si spiega tale scelta che segna, per così dire, un punto di non ritorno? Proviamo a rispondere a questa domanda ripercorrendo brevemente l'opera dell'autore dagli inizi al 1820-1821. Dal 1810, anno della conversione alla fede cristiana, al 1822, Manzoni sperimenta due generi letterari, la poesia religiosa e la poesia drammatica, il teatro, nel tentativo di dar vita a una forma moderna di letteratura che, secondo una formula da lui stesso coniata, abbia l'utile per iscopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo. Gli inni sacri costituiscono la prima tappa significativa di questa fase di sperimentazione. Si tratta di una raccolta di poesie dedicate alle principali festività della Chiesa Cattolica e formata, secondo il piano originario, da 12 componimenti, uno per ogni mese dell'anno. L'intento dell'autore è quello di sperimentare, sia sul piano tematico che su quello linguistico, una poesia popolare. Alla mitologia classica, considerata come qualcosa di falso, di lontano dal vero, egli sostituisce il vero, rappresentato in questo caso dalla tradizione religiosa popolare degli inni, cioè degli inni di chiesa diffusi sin dal Medioevo nell'ambito devozionale della religione cristiana e cattolica. La poesia degli inni sacri vuole avere un orizzonte popolare, trattare ciò che è sentito da una larga massa di persone. Dal punto di vista dei contenuti e della forma metrica, l'intento dell'autore può dirsi almeno in parte realizzato, ma se consideriamo la lingua, essa appare molto distante dalla struttura sintattica lineare e dal linguaggio popolare degli inni religiosi veri e propri.